uno su mille ce la fa. Ma cos'è questo? Non so, credo un plagio, perso, e infatti stiamo rubando programmi un po' qua e un po' là. Ma è sempre buonasera, amici buonasera. Di Galeazzo. Benvenuti ad Amici di Galeazzo. Buonasera Galeazzo De Filippi, certo. Vabbè, ha plagiato anche Amici, quindi. No, che plagio, no, questa è la nostra nuova riforma costituzionale. Sì, sì, infatti vediamo, ministro alle riforme, È alla pancia del paese, alle riforme costituzionali. Quindi sta lavorando al premierato? Sì, sì, è un premierato moderno. Beh, come tutte le vostre cose, Certo, così i cittadini vorranno scegliere direttamente il loro presidente del Consiglio. Sì, come? E come? Col televoto. Semplicemente, col televoto. Infatti abbiamo qui subito i nostri candidati. Ce li abbiamo subito? Vedere. Bene. Abbiamo qui Lamberto Cavallo Pazzo La Russa. Chissà di chi sarà parente. Parente, sì, sapete, papà Ignazio ha questa pista per gli indiani. Cioè, un altro La Russa, vogliamo piazzare anche questo? Beh, noi siamo per la famiglia, quindi certo. Se non ci vediamo tra di noi, non lo fate in famiglia queste cose. Vabbè, dai. Lasciamo stare. E quindi lo proponete premier per questo motivo? Sì, noi l'abbiamo proposto già come direttore alla Scala. E come è andata? Allora, sapete cosa sono questi artisti, mezzi fluidi, insomma, di sinistra. Hanno protestato e quindi l'abbiamo portato qui. Ma che ne sa lui di teatro? Lo vedremo tra poco. Di concerto, di danza, scusi. Lo vedremo tra poco. Cioè, perché? Si può scegliere anche qualcun altro o è l'unico candidato? Sì, noi siamo per la meritocrazia, ma anche certo. Per dare spazio ai giovani. Beh, quindi giusto. Abbiamo qui il secondo candidato che è Romano Magliociano. Certo. Giovani, Beh, sì. Tra l'altro... Sì? Mio cognato. Suo cognato. Sì, fai sentire il tuo motto, vai. Dietro un grande premier c'è sempre un grande cognato. Certo, uno slogan nuovo, fra l'altro. Però ci perdoni. Non sembrano proprio due candidati alternativi. Ecco, diciamo così. Diciamo che non viene rappresentato tutto il paese, ecco. C'era anche un candidato di sinistra, era un incapace totale. Fare una spaccata. Sì. Dico solo, l'ha scartato Garrison. Vi dico Allora. Come si affronteranno questi due? Sarà un comizio, presenteranno un programma. Queste cose la gente non le capisce, non gli interessa, sono cose più semplici, quindi si sfideranno con il ballo. Ma come per presentare il Presidente del Consiglio? Beh, certo, cominci Cavallo Pazzo La Russa, prego. Sì, prego cosa. Noi siamo gli italiani, della destra nazionale. Della destra nazionale. Ma che musica è? Cortigiani del marxismo clericale. Bravissimo. Ma che musica è questa roba? Cioè, strana la scelta musicale. Sì, mi immaginavo una roba un po' più classica. Che movimento, visto che agilità, questa è musica che ci piace. Certo, andiamo subito via al televoto. Già i voti che fioccano. Certo. Vediamo. Quanti? 17.512 preferenze. Addirittura. Un altro applauso. Sì, no, ma scusi, cos'è quel simbolo? Quel simbolo della mano? La mano alzata per esprimere il voto, come si fa sempre. Sembrava più un saluto romano. Saluti romani ovunque. Ma siamo scemi noi. Già lo sapevo la risposta. Sì, certo. Vabbè, ma andiamo avanti, vediamo subito mio cognato. Sì. Beh, è bello anche da presentare. Musica già meglio. Alternativa, più giovane. Non mi aspettavo questa musica. No, neanche io, la faccia nemmeno me l'aspettavo, però. Stop, fermate la musica. Perché? Ma che è sta cosa? Ma questa è la musica che cantano i comunisti quando fumano canapa indiana. Ma non è vero. Stavo twerkando. Ma che hai detto tu? Musica nera. Musica nera, no, ma non in quel senso. Io dicevo cose tipo più frizzanti, tipo giovinezza. Ma che giovinezza? Certo, deluso. Vai via. Lei intendeva quella musica nera? Ma siete fraintesi, peccato, diciamo così, peccato. Peccato perché prometteva bene. Era giovane, fra l'altro. Batta fidate cognati, c'aveva ragione Gianfranco Fini. Quindi ha vinto Cavallo Pazzo La Russa, facciamo un applauso. E quindi? Meritato. Niente, adesso. Che commozione, Però ecco, la prossima settimana dovrà sfidarsi in semifinale. In semifinale? C'è la semifinale. Contro chi? Contro Kelly. Chi è? È il cane della Sant'Anchè. Ma come il cane? Fortissima, quindi rimane sintonizzati. Sì. La prossima puntata di Amici di Galeazzo. Cioè, sarà una dura lotta. Guarda, non vedo l'ora. Kelly è fortissimo, non si sa far cosa, ma... Ciao la passione.